I monumenti storici della nostra città, i luoghi di interesse, i campane. Ogni volta dove che Dove che siamo andiamo se noi campane. suona le campane? Fai una domanda. Fai una domanda. Ma la vera domanda è: qual è la roba principale riguardo Castel di San Giusto che E tutti se avessi sanno? solo amici a quattro zampe? Fai una domanda, cioè, non sei normale avere solo amici a quattro zampe. Sei strano. Ritorniamo sul Castello di San Giusto. Sì, Scusi, era secondo me un sì. istante mio mentale che me la Hai porta ragione, via. volevo farci qualche domanda. Bisogna farsi Sono queste domande. veramente d'accordo. Allora, Castello di San Giusto, storia del Castello di San Giusto. Sorvolemo, non serve. Come è fatta? Come è fatta? Però adesso, beh, disemo la verità. Perché tien su è il Castello di San Giusto? Castello di San Giusto non è tenuto su in quanto monumento storico, ma in quanto è la più grande coltivazione naturale di Trieste, dei Capperi. Perché se Capperi, dove c'è ti Questi se sei sposta? capperi, fatti così. Ma Se Capperi, dovresti sono essere sicuro? Capperi questi, sì. Non, se non sei questi, segui gli altri. Ma se Ma scusa un attimo, sei ma... Capperi, dai. Sei un capperaio? Sì, sei un capperaio. Se prende Capperi. Mi non ho mai... Non mi sono mai chiesto come si è fatti i capperi, anche perché se... Sinceramente, qui se... Nelle varie robe di mezzo, abbastanza brutti di vedere. Tra Sembra... Mi l'altro, ricorda poi quella roba dei moccoli. No, se dici i no, il capperi, cappero, ah... e il cappero tra l'altro si sta raccontando dal cantore dei Capperi, che è Peppino di Capperi, che è Ah, tu vedi, ecco, se famosissimo. uno non sa le Non robe, so, se mi perché non so sono le robe, non sono ignorante uno che non come sa sto le topo di robe. ferro, te Quindi Peppino De capisci? Capperi Peppino di dedicava Capperi le dedicava le canzoni a canzoni. questi. Ok, Sì. Perché quindi poi potremmo cavarli via e mangiarli. non era champagne. Campagne, è piena di Capperi. Gomagna, sughetto con le sepe, senza bavarioli. E adesso con la camisa piena di... Macete summer lunedì, macete summer martedì, macete summer mercoledì, macete summer giovedì, macete summer venerdì. Ed indovina cosa può, che sarà poi macete summer un po' strano sabato. Macete summer, a luglio il caldo un poco boi, ma noi saremo qua per voi. Noi adesso viviamo nel castello. Sì, è nostro. Vabbè, è nostra proprietà perché allora il comune non ha scritto, però se è sottinteso, quindi abbiamo dei diritti che gli altri non ha. Cioè noi, per esempio, noi se un cine, voi se sentate in un posto, noi entriamo dentro e diciamo scusi. E voi vi alzate, Sì. oppure dice oppa e noi se sentiamo sulle vostre gambe, Ma che mi piace anche di più, perché se dopo dondolo le gambe mi sono così che se guarda è contento. ben, perché magari non tutti nota, ma se monti sull'autobus, il cartello, lasciare il posto, Macete. anziani, e dopo te vedi anche la nostra faccia, se, Sì. a quelli di Macete, E quelli di quelli di Macete. Macete. Attenti ai cani, però i cani possono far passare quelli di Di Macete, Macete. sì. Sì. L'unica roba che secondo me è premio è che in questa puntata qua di oggi Sì. gaveremo Bandelli che è la tua stessa maia. Se è strano, eh? Se è veramente strano, perché è una connessione con Bandelli, secondo Eccoci qua. me. Macete politica, Macete Election Day. Oggi siamo qua in questo piazzale perché avevamo da scoprire quali sono le mancanze dell'attuale giunta e ne accompagnerà un personaggio che da un po' di tempo ne sta. Eccoci qua. Ah, facciamo sindaco. Paga la mossa, voglio vedere. Avevamo detto che si superava, no? Il problema dei gabbiani, guardi. Uno, due, tre, sei. E uno cattivo anche. Sei e uno cattivo. Ah, avevano. Ah, eccoci qua, sindaco. Voglio. Ah, queste robe qua. Facciamo. Ma scusa, ma se gabbiani, è normale che sia i gabbiani in giro per città, no? Non può essere. Ah, risolviamo con due parole. Sono normali i gabbiani in giro per città. E la gente dopo che cammina si trova i gabbiani in giro per città. Non so, un ragazzo che fa il sub cammina di qua e si trova. Ma non passerà un sub per strada, cosa pia il passa, cosa il fa? Ah, apartheid. Ah, contrari ai sub che passano di Ma non sono qua. contrario. Siamo con. Ah, chiuso. Ah, ecco qua. Pregiudizi verso i sub. Guarda, sindaco. La mossa paga, se no altrimenti un Lopez, voglio vedere. Buongiorno cari amici de Macete, oggi siamo in un posto segreto. Siamo in un posto segreto perché il nostro presidente del consiglio Mario Draghi
nega invitado nel suo luogo di villeggiatura nel quale sta trascorrendo le sue meritate vacanze. Ma noi che abbiamo chiesto, noi de Macete che abbiamo chiesto, ma signor Draghi, l'altro giorno l'ha gradito in conferenza stampa l'invito a non vaccinarsi e un invito a morire. E ora noi siamo venuti a cercare di capire cosa vuol dire questa roba e avere dei chiarimenti, perché tutta la stampa si è mossa in questo senso e anche noi non potevamo restare indifferenti. E anzi ringraziamo tanto il nostro amato presidente Draghi che ne ha accolto nonostante Elze in vacanza. Quindi mi non posso dirvi dove che Draghi è in questo momento, Elze in un luogo di villeggiatura in cui si sta rilassando e godendo le meritate vacanze. Andiamo a trovarlo e vediamo se c'è qualche chiarimento in merito, sicuramente che sarà. Eccoci, allora siamo giunti dopo aver fatto la nostra passeggiata mattutina, grande muraglia eccetera. Adesso siamo qua e i soliti lavori incompleti. Andiamo a vedere, andiamo, ecco, tipico proprio della giunta. Quando ci sarà futura Trieste, i lavori incompleti non ci saranno, perché non ci saranno i lavori. E quindi adesso andiamo a vedere. Cittadino, anche tu puoi venire con circospezione e pagamento della mossa. Quindi scendemo qua sotto nel suo luogo di vacanza, ne credo che se lo troverà qua, bellissimo luogo, suggestivo, perché probabilmente è il presidente che piace un po' questo tipo di robe qua. Sì, è un luogo un poco inquietante, però boh, insomma è stato. Ah, eccolo. Buongiorno presidente. Eccoci. Scusi il disturbo. Buongiorno. Tutto bene? Come sono morto questa notte? Guardi, poche notti. Sono stato benissimo. Eccoci, benvenuto. Mi scusi se l'ho disturbata, sì, pensavo. In vacanza, direi. Ah, in vacanza? Ogni tanto mi immergo in un mondo che mi dà un po' di soddisfazioni, sono la spensieratezza, il divertimento. Cittadino, anche tu puoi venire con circospezione e pagamento della mossa, che è una nuova tassa comunale che metteremo noi quando sarà. Basta pagare le Atari, questo. Paga la mossa. Il divertimento, la vacanza, la spensieratezza, scusi che mi raddrizzo. Ma si sta staccando la. Ok, presidente, una domanda che un po' tutta Italia voleva farle. È questa, quella. La. Eccoci. È ancora un po' storta, presidente, si può girare? Effettivamente capisco dove è l'ora. In senso orario, presidente. Eccoci. Benissimo, perfetto, benissimo, perfetto, perfetto. Grazie. Cittadino, dal tuo bandili per. Ecco, con circospezione, camminando e pagando la mossa se necessario, ricordati che qui non ci saranno più lavori non portati a termine, perché noi con questa nuova tassa, che non sarà la Tari, la Tasi, eccetera, no, sarà, paga la mossa, signori, risolveremo il problema della città. Andiamo a vedere qui i soliti lavori non giunti al termine, ecco. Cosa sei? Guardi, è scandaloso, scandaloso. Una macchinetta per i topi. Questa qui è la macchina. La vedi, sorgi morti da qualche parte, neanche uno. Quindi non ha funzionato, tipiche cose del sindaco che non funzionano, neanche un sorzo morto, neanche mezzo cimitero dei sorzi. Allora, diciamo che i metodi non funzionano. Pomeriggio rafting, andiamo giù. Ma questa è una bara, presidente. Però di legno come galleggia. Senta, sì, mi dica, stava dicendo. Sì, dicevamo che l'altro giorno lei ha detto una frase un po' forte, qualcuno sostiene fosse riferita a Salvini e alla Meloni, l'invito a non vaccinarsi è un invito a morire. Non è un po' potente questa frase? Hanno travisato, era solo un augurio, cioè. Per me nel mio mondo è come dire 100 di questi giorni, capisci? È una cosa positiva. Noi abbiamo parlato con il gruppo Arcieri di Trieste, che ancora si sta preparando, insomma, per avere abbastanza personale, però metteremo delle persone sugli alberi qui sopra, questi sono gli alberi, con gli archi, queste persone che saranno, insomma, non proprio pagate con i soldi ma con un pagare a mossa, saranno lì a tirare le frecce a tutti i roditori che usciranno dai luoghi. E se uno non è roditore ma esce, anche un problema suo, non è che
Quindi è un bellissimo modo per spendere denaro comunale, mettere degli arcieri sugli alberi, tirare i sordi che esci da qua. Sì. È proprio un bel modo. E altre cose, insomma, delle persone anche messe lì per evitare che ci siano zuffe. Per esempio, lì dietro c'era un colombo che si stava per finire mangiato da un gabbiano. Se noi abbiamo degli addetti di Trieste Futura che sono lì a dire al gabbiano: no, guarda, anche il piccione ha un suo diritto alla vita, queste cose probabilmente finiscono e si cresce una Trieste del futuro che sa quando e come pagare la mossa e dire: eccoci qua. Io sento ancora un po' di... c'ho ancora un po' di sonno. Buonanotte. Grazie. Buonanotte. Mi canta una Nina Nanna, grazie. Sì. Grazie. Buonanotte, presidente. Torneremo fra poco, va bene? Grazie. Sempre tema lavori incompiuti della attuale giunta con Franco Bandelli. Sempre con circospezione, girando per la città di Trieste, guardando le cose incomplete. Ecco qui, questo è il monumento all'incompletezza. Allora, vediamo che qui ci sono due cavatappi, ma non c'è una... Ritornando qua sulle errori e sulle mancanze della giunta, siamo qui con la dovuta circospezione per vedere le mancanze. Ecco, guardi, signore di Macete, allora qui, tipico scolapasta. Come scolapasta? Un spaghetto sopra, niente, un sotto per... niente, cioè arriva uno qua, prima ha il cavattappi, gli viene la bavetta, dopo qui non ha il cibo giusto, finì. Dove andiamo? Ma sono questo, per i bambini. Se questi sono i servizi per i cittadini e dopo non portiamo a termine, no? Dove andiamo? Come fa una città a trovare il suo equilibrio? Come fa una città a dire a un certo punto: eccoci qua, capisce? Queste sono cose che hanno la sua importanza. Loro, vostra. Lasciamo riposare ancora un po' il presidente Draghi e noi torniamo fra qualche minuto per fargli ancora qualche bellissima domanda. Intanto abbiamo chiarito finalmente che non era un messaggio negativo, era semplicemente un augurio di passare delle giornate bellissime come sta passando lui ora qui in vacanza. Torniamo fra qualche minuto. Sempre per Trieste Futura, le mancanze della giunta locale, tipiche purtroppo, oramai dove andiamo troviamo una mancanza, anche senza cercarle. Qui siamo, ecco, questo qui, secondo lei, dica lei, da cittadino onesto, veramente, con cuore, è uno scivolo? Cioè, no. Le pare giusto? Ma no, non siamo... Allora, noi siamo venuti qui, abbiamo provato proprio con anche i nostri candidati, abbiamo provato con i nostri candidati, abbiamo messo là sopra, abbiamo messo De Gioia, l'abbiamo messo De Gioia, non è riuscito a scendere, è andato giù dritto, a testa... De Gioia non è riuscito a scendere, l'abbiamo messo lì, sì, con la forza, dopo abbiamo tolto le mani, non è rimasto su, giù, è dritto. Giù De Gioia. Sì, sì, tutto rotto, povero, in fondo alla testata, lì sotto. Per fortuna era un po' morbido e questo è una cosa che la giunta ha fatto, ammorbidire. Però, se questo, cioè, quanti uomini ragno abbiamo a Trieste? Pochi sono in grado di fare questo scivolo in discesa, capisce? Qui siamo davanti alle mancanze tipiche di una giunta che non sta sul pezzo e che non paga la mossa quando va. Insomma, mi pare che questo non sia un scivolo, però non so mi a dir questo, insomma, per l'amor di Dio, quindi veramente mi astengo da ogni commento, quindi se lei pensa che questo sia un scivolo. In attesa del risveglio di Mario Draghi, noi siamo qua fuori dalla sua cripta, dal luogo suo di villeggiatura e attendiamo, vedo che forse sta arrivando il presidente Draghi, così potremo fargli delle ulteriori domande. Perché... Scusi un secondo. Sì? Se mi è consentito prendo la colazione. Sì, non si preoccupi. Anzi, mi scusi che l'abbiamo disturbata, perché giustamente uno se in vacanza non vuole essere disturbato, ma per fortuna noi di Macete abbiamo una corsia preferenziale, in quanto sa benissimo che noi abbiamo sempre appoggiato tutte le sue battaglie durante le conferenze stampa contro la stampa malvagia. Vediamo che qui, insomma, ci sono per esempio due cavatappi da vino, ma neanche una bottiglia, un sprizzetto, niente. Quindi uno viene, vede solamente sti cavatappi, gli viene l'arsura e muore, rischia, perché questi sono i rischi che porta qui il sindaco di Trieste che non paga la mossa. Pare esagerato, ma vabbè. Ecco qui, pezzi mangiati dalle tarme, guardi. Come tarme? Si è fatto così? Passa il braccio, bene? Vuol dire che mangia... Ecco, qui, guardi, non è un disegno, è proprio... Cioè, è bucato, vede? È mangiato dalle tarme, vuol dire che questa roba qui non funziona. Ecco, noi di Trieste Struttura, questa roba la metteremo a posto. Ma lei quando la sarà sindaco, la riuscirà a ricoprire gli strappi della precedente amministrazione? Prima mi occupo di togliere il braccio da qui dentro che si è incastrato
perché i tipici sono delle trappole, queste sono le trappole tipiche che uno dopo non riesce a fare, a pagare la mossa. Si è fatto apposta, si è fatto apposta. Siamo rimasti, si può chiamare, vado a chiamare la sicurezza, le forze d'ordine. E, sento che sta preparando la colazione, immagino che mi sento il profumo già, mi sento sollevato già la mia mattina. Sente? Sì, questi sono criceti. Questo? Criceti. Criceti per la colazione? Arrosti, sì. Criceti arrosti. Ah, quindi. Meraviglia. Ma siete composti? Che mi sto scomponendo, sì. Mi sto decomponendo. Non so se hai notato. Comunque, no. Allora, intanto. Non... Se vuol gradire, mi dici. Guardi, sono vegetariano, non mangio criceti morti guardi, arrosti. Guardi. Beh, abbiamo anche vivi, se ne desidera. No, preferire. No, guardi, ho già fatto colazione, ne ho già mangiato stamattina, quindi siamo a posto. Eccoci qua, sempre con. Con cosa? Con quell'attenzione con... che bisogna avere andando in giro. Sì. Quell'attenzione da doppio sprizzetto, quella. Sì. Potremmo concretizzare, cosa le voleva dire? E l'ombra? Che ombra? C'è ombra qua? No, non so, un cittadino arriva qua, sole, e l'ombra? Cittadini pagano le tasse per l'ombra, non è che, no, è il sindaco lì tranquillo, no? Perché lui sta sotto il sole con sua moglie e niente, deve cambiare questa cosa qua, con Trieste Futura questa cosa cambia, l'ombra, di là è l'ombra, di là, si può andare là, cos'è? Ma qua? E qua capisci cosa fai? Se io sono un cittadino voglio l'ombra qua, scusa? Cioè adesso, no, decide il sindaco dove mettere l'ombra. Tipico delle persone che hanno questa cosa del coso del comando. Quando io ero delfino del sindaco non funzionava così. Altro che, io un delfino del sindaco allevato a terra tra le cose. Voglio pagare la mossa sindaco, altro che. Tendo a deformarmi oggi, sono giornate che mi dipende da come mi sveglio. Giornate mi deformo di più, giornate mi deformo di meno. No, vabbè. Ma lei si deforma proprio ogni giorno? È deformazione professionale. Ah, per lavoro proprio. Certo. Sì. Continua il giro di denunce da parte di Trieste Futura e di Bandelli, il candidato. No, non è vero. Stavo dicendo, rifaccio. Continua il giro con il candidato a sindaco Futura, ma Steccori. Sono arrivato, ma dovevo giustificare. Devo di nuovo. Okay. Giustificare. Vabbè, scusi. Dicevo, allora. No, che ero arrivato. Allora, siamo qua di nuovo per questo tour de polemiche con uno degli. Uno dei candidati sindaco, Franco Bandelli. Con circospezione. Paga la mossa, sindaco. Eccoci qua. Negli ultimi mesi si è molto parlato del futuro, certo, di Draghi, perché, certo, qualcuno dice magari potrebbe diventare il presidente della Repubblica, qualcuno dice no, vedrete, farà un suo partito, andrà alle elezioni. Guardi, lei sarebbe pronto per le elezioni? Com'è il suo progetto politico? Io ho sempre avuto il sogno, questo mio progetto, mi sono sempre piaciute le urne, questa è una cosa, quindi io direi che sarebbe effettivamente l'ideale per il presidente Draghi partecipare alle prossime elezioni. Andiamo alle urne tutti, così è giusto, andiamo tutti alle urne. Devo fare una roba con la mano sinistra, scusatemi, ecco. Machete Election Day si conclude qua, questa settimana dedicata alla politica. Siamo stati veramente felici di aver scoperto dove dorme il presidente Draghi e di aver contribuito a far emergere quelle robe sommerse e queste denunce di oggi di Franco Bandelli, che ne aiuta anche un poco a capire la situazione attuale. Noi vi ringraziamo di essere stati con noi. Forza dell'ordine, se. Sì, diciamo adesso. Se qualcuno passa di qua, troverete Franco Bandelli là. Mi raccomando, Machete Election Day, sono qui di qua. Siate sempre così belli e cari, noi ci sentiamo presto. Machete è un programma evidentemente prodotto da. Le culatte. Mole, se ciò di Rosini.